Mettere mani su un personaggio di altri. Mettere le mani su un personaggio del più grande fumettista italiano di sempre. Mettere le mani su un personaggio del più grande fumettista italiano di sempre, barra figlio del più grande fumettista italiano di sempre, barra proprietario della casa editrice conosciuta in tutto il mondo, italiana di sempre. Non è facile. Ti viene un pochino di ansia. Io questo lo so. Io questo lo so. E bentornati, lettori, come state? Spero tutto bene. Io sono Luca DJ, questa è Storia dell'altra vita. Qui parliamo di fumetti e di cose nerd. Ed oggi andiamo a parlare della rivoluzione all'interno di un personaggio di Guido Nolitta, alias Sergio Bonelli, fatta dal suo curatore Michele Masiero, oggi direttore editoriale della Sergio Bonelli Editore. Per parlare però di Mr. Non Revolution, dobbiamo fare un passo indietro. Un passo indietro perché? Perché, beh, Mr. No, eccolo qui, il Mr. Non Revolution, è stato il primo personaggio moderno della Sergio Bonelli Editore. Guido Nolitta, Sergio Bonelli, per primo inventò Zagor, che è un personaggio notevolmente diverso. Zagor è un eroe a tutti gli effetti. Mister No, no, Mister No è il contrario, è un cosiddetto antieroe. Da Mister No poi nasceranno Martin Mister, nascerà Dylan Dog, nascerà Nathan Never, nasceranno tutti gli altri anti-eroi, cioè degli eroi non convenzionali, degli eroi per forza, delle persone normali con pregi e difetti che vivono una vita non normale. Questo segna netto il passaggio di Sergio Bonelli Editore da, diciamo, un'età ad un'altra, dall'età di Tex, appunto, e di Zagor, eroi sempre, in modi differenti, in modi completamente diversi. Gianluigi Bonelli crea Tex come l'eroe assoluto. Quando arriva Tex, non ce n'è per nessuno. Tex è infallibile. Punto. Può prendere un paio di cazzotti, ma comunque non gli fai male. Punto. Anche se ultimamente nel giovane Tex Willer, piano piano stanno tentando di smussarlo un po', soprattutto nel giovane, perché appunto quando sei giovane sei meno saggio. Zagor nasce su quel solco, è completamente diverso, eh. È figlio anche di diverse epoche, è figlio di diverse sensibilità da parte degli autori, che nonostante sono padre e figlio, Zagor è fallibile, Zagor è empatico ma fallibile. Mister No porta la novità, un personaggio che ha grossi problemi, un personaggio che scappa, che è in fuga, un personaggio che cerca la sua non redenzione, ma quantomeno il suo posto nel mondo. Io, ragazzi, Mister No non l'ho mai letto. Mai. Cioè, avrò letto un paio di albi in tutta quanta la mia vita. Non mi ha mai affascinato la realtà di Mister No subito dopo la guerra, in Sud America. È una realtà che non mi ha mai affascinato. So che Mister No ha avuto due epoche, quella più western e poi quella in cui si è svincolato completamente, anche soltanto attraverso il disegno delle copertine, anche attraverso gli abiti, e non mi ci sono mai avvicinato. Mister No è una serie che ha chiuso nel 2009 e che è stata ripresa da Michele Masiero, che l'ha curata per un sacco di tempo, appunto, soltanto appunto a dicembre del 2018 con questo Mister No Revolution, che però è per la sigla Audace. E quindi riprende il personaggio, ma lo proietta 25 anni dopo.
una trovata interessante per svecchiarlo e per renderlo più simile a quella che è la sensibilità del pubblico che può leggerlo adesso. Lo rendi un po' meno alieno alla tua vita se lo butti nell'America della fine degli anni 60, inizio degli anni 70. Lo rendi più simile appunto a te se lo butti all'interno appunto del Vietnam e lo fai interagire con quella società. E l'idea è effettivamente è interessante, è intrigante, e non so come è stata presa allora, sinceramente, perché non sono riuscito a ritrovare appunto documenti che parlino della genesi. Se un giorno potrò sentire Michele Masiero ancora una volta in un'intervista, sicuramente gli chiederò di questo Mr. No Revolution, anche soltanto per curiosità personale. Questa serie nasce appunto sulla scia di una serie di prodotti che in quel momento la Sergio Bonelli Editore stava tirando fuori. Io me li sono segnati perché non me li ricordo tutti quanti, ma a fine 2018 si era in un pieno momento in cui si voleva rivoluzionare. C'era ancora Mercurio Loi di Alessandro Bilotta, c'era Nathan Never con gli Alfa e gli Omega, cioè la miniserie Generazioni, questa qui, c'era bellissima, tra l'altro bellissima, Nathan Never incredibile, c'era Drago Nero che aveva appena finito la saga delle Regine Nere, che aveva sconvolto completamente tutta la narrativa di Drago Nero, e in più ci sono i 70 anni di Tex, quindi comunque un momento particolarissimo per la casa editrice di Via Buonarroti, che tra l'altro era diretta, il direttore editoriale da poco meno di 3 anni era proprio lo stesso Michele Masiero. Quindi esce con una sua serie creata molto prima, in un momento di estremo rinnovamento, ma addirittura in un momento di rivoluzione anche personale. Da 3 anni, 2 anni e mezzo, era diventato direttore editoriale, e si sa, i passaggi di questo tipo durano veramente anni, ci vuole del tempo prima che tu veramente riesci a tenere il polso della struttura appunto nella quale sei a capo. Quindi diciamo che ancora si stava lavorando, e ancora adesso si lavora per vedere la Sergio Bonelli di Masiero, ancora adesso, e iniziamo a vedere i primi frutti, che sono quelli del multimediale. Ma tornando appunto a Mr. No Revolution, di che parla Mr. No Revolution? Mr. No Revolution vuole ricreare completamente l'immagine di Jerry Drake, appunto Mr. No. Lo butta nella guerra del Vietnam, e se prima combatteva i giapponesi in Asia, adesso combatte i Viet Cong. E alcune cose rimangono uguali, la genesi del nome per esempio si sposta soltanto leggermente di latitudine e di parecchi anni in avanti. Mr. No è lo stesso ragazzo, un ragazzo che ha un'infanzia complicata, un'adolescenza ben peggiore, e che nell'età adulta non riesce a trovare il suo spazio, per cui parte nel Vietnam nonostante potesse avere la possibilità di sfangarla, ma una solita problema d'amore lo porta nel Vietnam, tanto lo sappiamo che ci è andato. Bella quest'opera perché in 6 volumi ti traccia il personaggio di Mr. No attraverso numerosi flashback che ti fanno capire e non capire, che ti tengono sempre sul chi va là, che ti fanno appunto innamorare letteralmente del personaggio. Al 4° volume di 6 tu mi parli di quando era ragazzino, quindi ce ne vuole di manico per riuscire a costruire una storia del genere, ed è costruita decisamente, decisamente bene. Ovviamente non vi dico come finisce, ma il personaggio di Mr. No alla fine era volto a
far tornare anche nelle edicole lo stesso Mr. No con delle nuove avventure. Avventure che penso che continuano ancora oggi, ogni tanto si ritrova un'avventura di Mr. No come speciale, il Mr. No ovviamente originale, questo qui, non quello rivisto da Masiero, ma una miniserie che fa capire come questi personaggi che noi diamo per morti, queste serie che noi vorremmo a volte chiudere, io non voglio mai vedere chiudere una serie, ma in tanti di voi mi dite ma perché questa non chiude, perché quest'altra non chiude, possono avere ulteriore dignità, possono avere un ulteriore punto di vista, un ovviamente numero audace, tutto quanto a colori, disegnato da Cremona e Matteo Cremona e appunto con i testi di Michele Masiero. Tutte le copertine sono di Emiliano Mammucari e io mi ci gioco quanto volete, anche i colori sono supervisionati da lui, il lettering di Luca Corda, il progetto grafico di Fabrizio Verrocchi. Sei volumi in formato bonellide da edicola, tre volumi cartonati un po' più costosi, costano 16 euro l'uno, si trovano tutti quanti, invece in fumetteria o nello store Bonelli, o anche lo potrete trovare su Amazon. Io vi consiglio, se vi piacciono le belle storie, se vi piacciono i protagonisti un po' problematici, se vi piacciono le lunghe run, perché una cosa che non vi ho detto e vi voglio dire adesso, mi stavo dimenticando, che Mr. No si muove all'interno della vera società americana. Mr. No vive all'interno, me lo so segnato perché era importante, vive l'elezione di Kennedy presidente, quando Kennedy viene ucciso, la crisi dei missili di Cuba, Martin Luther King, i Beatles, vive lo sbarco sulla Luna, il Vietnam appunto sulla sua pelle, e le Black Panthers, il Black Panthers Party, e lo stesso Woodstock. Ma come la vive? La vive a latere, un po' come ognuno di noi vive la sua vita. Non puoi essere protagonista di tutte le rivoluzioni, ma puoi parteciparvi anche in modo inconsapevole. Beh, il buon cuore di Mr. No lo pone sempre nel momento sbagliato, nel posto sbagliato, e questo lo porterà appunto alla fine a fare la conoscenza anche dei suoi storici comprimari, però non vi voglio dire altro, non voglio spoilerarvi nulla, è una storia che veramente io ho recuperato tutta quanta per 13 euro in fumetteria e ne vale molti di più. Ora, se volete, qua sotto nei commenti mi potete dire la vostra, se l'avete letta, se non l'avete letta, se vi è piaciuta, se volete recuperarla, se recuperate i cartonati. Io in verità non li posso, perché mi piacerebbe comprarli i cartonati, però sto spendendo troppo, non lo so, casomai se si trovano un costo frazionato, i tre cartonati li vorrei prendere, anche perché la carta con uscita Bonelli non è lucida come quella Panini, nel senso non ti dà quel flash in faccia che ti dà la carta Panini, è buona, è bella, è brava, sto tentando di convincermi, non li devo prendere, ce l'ho già la storia, sta qua. Restate collegati per capire se li prenderò o meno. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao belli.